Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un TurboGrafx appartenente alla famiglia GTB 1756VK, applicazione Jeep Wrangler 3 con motorizzazione 2,8 litri diesel, con potenza di 130 kW. A mio parere è uno degli ultimi fuoristrada o SUV tra virgolette recenti, costruiti per far off-road e non solo per andare a fare la spesa. Ne è la prova il fatto che è sempre più ricercato per fare off-road ed il prezzo negli ultimi anni continua a salire. Tornando alla nostra turbina, notiamo sin da subito che il meccanico per guadagnare tempo nello smontaggio ha lasciato attaccato sia il collettore di scarico sia i tubi mandata olio, cosa molto sbagliata in quanto si rischia durante il trasporto di romperli, anche se consigliamo vivamente che i raccordi mandata e scarico olio vengano sostituiti sempre con pezzi nuovi. La causa più probabile della rottura del turbo è dovuta al fatto che i tagliandi sono stati trascurati. Basti notare l'olio esausto che troviamo sulla parte aspirazione e il rotore interno che gira a fatica. Se aggiungiamo poi il fatto che è stato usato anche se sporadicamente in off-road, quindi con una sollecitazione maggiore a quella per cui è stato progettato, ci ritroviamo con questi risultati. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, nel ripristinare questa turbina, sta nel fatto che la ricambistica completa non viene attualmente fornita né da casa madre né dai nostri fornitori. Anche se con le specifiche originali avremmo potuto assemblare un cuore assi uguale a quello fornito da casa madre, ma in accordo con il cliente effettueremo un piccolo upgrade, tornando la chioccia alla lato aspirazione ed inserendoci un girante leggermente più grande, irrobustendo anche internamente il cuore assi, in modo da dare un pizzico di brio in più al veicolo, e dando l'affidabilità che serve per divertirsi in tutta tranquillità. Mi soffermo ancora una volta sul discorso tubi carico e scarico olio, ripetendomi e dicendo che vanno sostituiti con ricambi nuovi. Notiamo nel foro lo sporco e pensiamo a quanta sporcizia si può bloccare nelle curve dei tubi, dove anche lavandoli non verranno mai puliti a dovere, con il rischio che la sporcizia vada dentro il circuito. Ed ecco il lavoro terminato. Tornitura e lucidatura a specchio calta e aspirazione, con relativa girante maggiorata. Ovviamente la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di testare la valvola Westgate elettronica per poi eseguire il flussaggio al banco prova. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le nostre ultime evoluzioni. Ciao e al prossimo video!